Gli occhi sono inespressivi, svuotati di ogni luce, come la teoria di carcasse sventrate cui è stata strappata la dignità di case. Matthew, un nome innocuo per un uragano terribile, è passato su Haiti ai primi dell'ottobre scorso, risucchiando e distruggendo, e una terra sulla quale la natura sembra accanirsi con le sue forze peggiori è tornata a fare il conto dei morti, quasi 600, e dei danni, sempre troppo ingenti. Per un destino umanamente tragico, l'isola dei Caraibi è un campo di battaglia dove spesso si muore non per colpa delle armi, ma del clima avverso. In una nazione dove l'80% vive sotto la soglia di povertà con meno di $2 al giorno, la chiesa locale lotta con tutte le sue forze per aprire varchi di speranza. E tutto questo ha voluto sapere Papa Francesco quando il 19 giugno scorso ha ricevuto i vescovi haitiani in visita ad Limina, come racconta il loro presidente, il cardinale Shibli Langlois. Nous avons été très frappés. Siamo stati molto colpiti da un'accoglienza davvero calorosa, che ha evidenziato la sua preoccupazione paterna, caratterizzata anche da molta fraternità e apertura. Abbiamo percepito la grandissima vicinanza del Santo Padre nei confronti di noi vescovi di Haiti. E soprattutto abbiamo anche compreso che assumeva su di lui tutta la sofferenza del nostro paese. Ci ha fatto domande che, con molto tatto, ci hanno condotto a parlare della nostra stessa realtà ecclesiale e sociale. La solidarietà internazionale è il motore che ha permesso ad Haiti di non naufragare sotto i colpi dei numerosi disastri naturali che l'hanno colpita a ripetizione. Così la speranza resta viva anche tra le case di latta e di cartone, anche se c'è bisogno di tutto. L'uragano che c'è stato lo scorso anno ha distrutto molte case al sud. Molte famiglie sono state colpite proprio da quell'uragano Matthew. Mentre ci sono anche molte vittime della fame. Gli aiuti ad Haiti sono arrivati e arrivano ancora da altri paesi, da altre chiese, ma rispetto all'ampiezza dei danni l'intervento non è sufficiente. C'è ancora oggi gente che soffre. Lo scorso novembre gli haitiani hanno eletto il loro 42esimo presidente, Jovenel Moïse. Il 7 febbraio scorso il cardinal Langlois ha presieduto la celebrazione liturgica prima del giuramento di Moïse, al quale ha ricordato come ogni azione governativa debba essere in favore di un popolo fiaccato da troppe miserie. Con il governo cerchiamo di costruire ponti e di mantenere ottime relazioni. Ma se ci sono correzioni da fare e critiche positive per migliorare le cose nel paese, non dobbiamo certo aspettare occasioni specifiche per farlo. Abbiamo ottimi rapporti con il governo, ma facciamo anche molta attenzione a quanto si dice e si fa per far sì che tutto vada a vantaggio della popolazione.